Ben ritrovati, buonasera in onda come ogni martedì 100 Sport Magazine, la nostra trasmissione regionale dedicata al calcio. Mancano 13 giorni alla chiusura del calciomercato. Solitamente sono i giorni più importanti, soprattutto per chi vuole fare qualche affare last minute. Vi daremo come sempre tantissime notizie, faremo il punto della situazione per quanto riguarda la Serie C e la Serie D, andremo ad approfondire una notizia che per quanto riguarda le leggi del calcio, le NOIF, può essere una bomba senza precedenti, perché pensate, il TAR del Lazio questo pomeriggio ha accolto la richiesta della Casertana di essere iscritta in sovrannumero in Serie D con la stessa società cancellata dalla Covisoc, dalla Serie C. Non c'erano precedenti nel mondo del calcio perché, come sapete, ve lo abbiamo spiegato più volte, per ripartire dalla Serie D quelle città rimaste senza calcio possono farlo soltanto con una nuova società, con nuovi soggetti attraverso l'articolo 52,10. Invece il TAR di fatto ha sconfessato questa regola del calcio, che tra l'altro è perseguibile soltanto pagando un fondo perduto anche molto molto salato. Questo potrebbe creare un terremoto clamoroso in Serie D, perché chiaramente andranno a perseguire questa squadra tutti quei club che sono stati bocciati dalle categorie professionistiche, e quindi rischia seriamente di iniziare poi con ritardo il campionato di Serie D. Però questo poi lo andremo a approfondire nel corso della nostra trasmissione. Adesso vi anticipo subito che abbiamo un ospite graditissimo. Prima però fatemi salutare anche Francesco Friuli, in diretta dalla redazione di Taranto. Ciao Francesco, come va? Bene Fabrizio, bene, in attesa di quelli che saranno gli ultimi colpi di mercato. Ormai mancano 13 giorni, come dicevi giustamente tu, ma molte squadre si devono organizzare per completare le rose. E naturalmente partiremo poi dal Taranto su questa analisi. Va detta che la giornata odierna è stata importante perché sono state stabilite le date delle prime tre giornate di campionato, e quindi tra poco andremo anche ad analizzare come si andranno a snodare i primi tre turni di Serie C. Allora, salutiamo subito e ringraziamo la società del Taranto per averci concesso la sua presenza in studio, il direttore sportivo del Taranto, Francesco Montervino. Direttore, ben ritrovato, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera come a va? Tutti. Fatto qualche giorno di ferie? No, ho fatto giusto 15 e 16, giusto con le mie figlie. Giusto che sia, il minimo indispensabile, diciamo, anche perché... Sì, il minimo indispensabile, esatto. Non so se è d'accordo con quello che dicevo prima, forse questa è la fase più importante in sede di mercato. Ma indubbiamente quella più delicata, indubbiamente quella dove, se si è attenti e si è vigili, si possono fare magari operazioni che poi possono realmente far fare il salto di qualità a una squadra. Cosa le manca? Beh, noi abbiamo fatto una valutazione abbastanza oggettiva di quello che è il gruppo, di lavoro che abbiamo fatto. Secondo me abbiamo un'ottima base sul quale partire, però fuori discussione che adesso manca qualche attaccante esterno che possa dare vita alla qualità, insomma, delle giocate che il mister vuole che si facciano. E poi indubbiamente dobbiamo prendere il difensore centrale che a stretto giro cerchiamo di chiudere. Diakité è sfumato? Ma Diakité è stata sicuramente una trattativa che a inizio mercato è stata messa in piedi. Poi chiaramente ci sono delle varie situazioni che a volte consentono che l'operazione vada a buon fine, altre volte no, come in questo caso, però non credo ci siano i termini per poter riprendere un certo tipo di operazione. Allora, io ho fatto una valutazione e poi la lascio a Francesco, che voglio chiarire, è un complimento, non deve essere offensiva per chi conosce il calcio, nel senso che quando ci si ritrova a fare mercato, no, in situazioni dove non puoi scialare con il bilancio, come è giusto che sia nella maggior parte dei casi, i direttori sportivi si trovano a fare praticamente delle operazioni chirurgiche, perché fondamentalmente Montervino, come tanti altri suoi colleghi, hanno un margine di errore molto molto stretto. Ecco, quanto pesa questo, e poi se è realmente così, nella valutazione chiaramente in queste ore dei vari giocatori che state prendendo? Pesa tanto quando non hai la possibilità di poter sbagliare. A volte devi essere meno leggero nel fare delle valutazioni. Certo. Devo essere onesto che per quanto mi riguarda io sono sempre molto meticoloso, perché ho sempre detto che tratto i soldi dei miei presidenti molto meglio di come ho trattato i miei, quindi voglio dire, li butto molto poco
questi soldi. Chiaramente poi si commettono degli errori, chiaramente si fanno delle cose invece che sono inaspettate in maniera positiva, però la verità è che bisogna essere meticolosi e rispettosi dei soldi altrui. Io lo faccio da sempre, non faccio difficoltà, o meglio sono abituato, perché non mi è ancora capitato in vita mia di lavorare con una società che mi permetta di avere un portafoglio libero, ma devo essere onesto, nel momento in cui mi è stato proposto insomma il contratto a Taranto sapevo quella che era la situazione, l'ho accettata, penso si possa sviluppare un ottimo lavoro lo stesso e lo faccio con il massimo delle mie forze. Francesco, è tutto tuo il direttore. Allora, io lo saluto innanzitutto. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Io ti chiedo, direttore, alcuni nomi, anzi uno solo. Si era parlato della possibilità di arrivare, perché la Virtus era andata su De Angelis, però la trattativa non era andata a buon fine per il momento. Il Taranto può inserirsi in questo tipo di trattativa per il difensore? Se sì, sì o no? Non ho capito di chi parli come difensore. De Angelis. Sì, De non Angelis. Ho capito di chi parli come difensore. De Angelis? Sì. No, non, in questo momento non è un giocatore trattato da noi, non è un giocatore che in questo momento è stato preso in considerazione, quindi è un'operazione che se farà il Francavilla sarà un'operazione sua, noi non solo non ci siamo mai inseriti e non credo lo faremo. De Santis invece, per restare in tema di De? Di quale De Santis parli? Entella. Ma De Santis è un giocatore forte, è un 97, scuola Milan, che ha sicuramente un pedigree importante alle spalle. Come caratteristiche non è proprio il giocatore che cerchiamo. Indubbiamente con l'Entella si è parlato di diversi giocatori che loro avevano all'uscita, tra cui anche De Santis. Non credo sarà poi un giocatore che noi valuteremo per prendere. Francesco, il difensore può arrivare prima della partita con la Virtus? Io lo sento lontanissimo, Francesco. Il difensore potrebbe arrivare prima della gara di domenica di Coppa? Ci auguriamo di sì. La volontà nostra è quella di fare una valutazione adesso finale su Walter Zurlo, dopodiché sicuramente ne arriverà anche un altro di difensore, però contiamo 1-1 che possa arrivare prima di domenica. E per quanto riguarda l'attaccante, abbiamo detto serve un altro attaccante, su questo siamo tutti quanti d'accordo. Sul centrocampista invece, visto anche il messaggio, ma l'avevamo capito, di addio definitivo e poi il passaggio alla Paganese di Tissone, un altro centrocampista può arrivare di qualità, di spessore, di esperienza, chiamiamolo in questo modo, per il Taranto? E in quanti dobbiamo essere? Se voi numericamente fate una valutazione sui nostri centrocampisti, noi ne abbiamo già 6 praticamente tessolati e abbiamo 2 ragazzi che stiamo in procinto di capire cosa dobbiamo fare, quindi diventa molto difficile prenderne altri. E dopo che è arrivato Civilleri, è arrivato Franco Bellocchio, penso che numericamente il nostro reparto sia quindi difensore e attaccante esterno. Sicuramente questa è la nostra idea, le due caselle. No, volevo chiedere un'altra cosa, direttore. Avete puntato molto anche su giovani, di settori giovanili importanti, però credo che questo fosse in preventivo già praticamente lo scorso anno in caso di promozione. Lei stesso ne aveva parlato tante volte di provare a sfruttare al massimo anche i suoi rapporti. Però anche dalla sua esperienza, devo dirle, è preoccupato dall'incognita in questo caso, trattandosi in alcune circostanze di giocatori che ancora non hanno assaggiato la Lega Pro? Beh, ma non è così, perché almeno un paio di questi l'hanno assaggiata, magari non con buoni risultati. Come si dice in gergo, hanno preso già le prime bastonate nei denti, ma essendo giocatori di qualità probabilmente adesso vengono a Taranto sapendo che l'occasione loro è importante per poter esplodere e poter affacciarsi pure nei campionati più importanti. Quindi se i ragazzi capiscono che questa è un'occasione più unica che rara, secondo me noi possiamo trarre tanti benefici. Uno per i rapporti avuti e che abbiamo con certe società, 2 per la crescita esponenziale di questi ragazzi, che ci può permettere poi in futuro di continuare ad avere rapporti sempre più intimi, consentitemi questo termine, con certe società. Ad oggi aver portato a Taranto Ghisleni e Taleng probabilmente sono giocatori che l'anno scorso hanno fatto la finale, scudetto, primavera, quindi si sta parlando dei top
di primavera dell'anno scorso e averli portati a Taranto, dandogli la possibilità di potersi esprimere con una certa continuità, secondo me è un qualcosa che l'Atalanta apprezza molto, così come vale la Briola del Napoli, Chiorra dell'Empoli o lo stesso Tommasini che abbiamo preso di proprietà dalla Roma. Io credo che queste sono tutte considerazioni che i club importanti fanno quando a trattare questi giocatori con una società blasonata come il Taranto. Sai come si temprano quei calciatori, quindi per la crescita di quei calciatori sul quale queste società ci puntano, credo che il passaggio a Taranto sia fondamentale. Ora sta a noi cercare di far crescere bene questi ragazzi, dandogli la possibilità di giocare con continuità o di giocare con una certa identità e soprattutto mostrare quelle che sono le loro qualità, che credetemi sono veramente importanti. Francesco Friuli, dei giocatori in prova quali entro quando e quanti giocatori verranno tesserati? Ma guarda, la valutazione, come voi sapete, era semplicemente su Walter Zullo, ma non per la qualità del ragazzo, perché il ragazzo è un giocatore che ha 183 partite in Serie C, non è che ha bisogno di farsi vedere, era solamente cercare di capire se nelle caratteristiche della nostra difesa un giocatore con quelle qualità potesse fare al caso nostro. Vi posso garantire che il ragazzo, oltre ad essere un ottimo calciatore, è un ragazzo di uno spessore umano e caratteriale importantissimo, quindi la valutazione che noi stiamo facendo è una valutazione molto importante. Quindi potrebbe restare? È una valutazione che stiamo facendo, è un ragazzo che meriterebbe sicuramente di giocare in un club di Serie C, perché ha qualità morali e tecniche per poterci stare. Poi ci sono due ragazzi, Cannavaro e Lugo, che sono due ragazzi di grandissimo spessore, entrambi. Uno è un 2002 che va fuori lista, quindi crea meno problematiche sotto il punto di vista di fideiussioni contrattuali e di liste. L'altro è un 2001 che noi stiamo cercando di capire se può essere un 2001 che poi può giocarsi le sue chance in Serie C. Sono entrambi due calciatori molto bravi e la valutazione che stiamo facendo è esattamente questa. E entro quando però verrà deciso? No, in questa settimana, almeno su Zullo, quindi prima della risposta. No, ma penso anche sugli altri due. Ok, perfetto. Per quanto mi riguarda, l'ultima cosa, vai Francesco, vai. La punta si fa a Milano, secondo te, direttore? Anche no, nel senso che noi abbiamo le idee chiare su quelli che sono gli attaccanti che vogliamo portare a casa. Se dovesse arrivare prima della chiusura del mercato a Milano, saremmo più contenti, perché daremo la possibilità al mister di lavorare con altri giocatori importanti in rosa. Se dovesse arrivare alla fine, vorrà dire che il mercato è stato talmente tanto particolare da permetterci di aspettare l'ultimo secondo. Direttore, è stato stupito dall'arrivo di Tissone a Pagani? No, ma Fernando è un giocatore straordinario, un ragazzo d'oro. Su cosa non vi siete trovati? Ma non, con Fernando ci siamo trovati su tutto, però è chiaro, poi quando ci sono delle età economiche diverse da quelle che erano la nostra potenzialità, si deve fare una scelta. Noi fra Fernando e Max Marsili, visto lo spessore e l'importanza dei ragazzi, dovevamo e potevamo tenerne soltanto uno, si è fatta una scelta, però vi posso garantire che è stata veramente molto sofferta, perché Fernando è un giocatore che avrebbe meritato la riconferma qui, però noi dobbiamo anche essere, come ho detto prima, no, attenti e meticolosi su alcune spese. In questo caso purtroppo non potevamo fare diversamente. Quindi gli faccio veramente un grandissimo in bocca al lupo, perché mi ricordo quando è arrivato che tutti quanti avete detto che era un giocatore finito, e adesso tutti siete scontenti che lui non sia rimasto. Quindi probabilmente avevamo indovinato anche gennaio scorso l'arrivo di Fernando, che credo sia stato determinante per la vittoria poi del nostro campionato, la vittoria definitiva. Quindi faccio un grandissimo in bocca al lupo a Fernando, che ripeto, è un ragazzo, è un professionista, forse il migliore che ho avuto io nella mia gestione tarantina dal 2014 a oggi. Quindi veramente un dispiacere unico non averla avuto in rosa, ma nello stesso tempo lo ringrazio per quello che ha fatto e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. Ci escludiamo tra quelli che avevano detto che era un giocatore finito, però devo anche dire che siete stati bravi voi a far sì che comunque non lo fosse, perché quelle operazioni sono oggettivamente sempre molto molto rischiose, quindi è stato bravo il Taranto a valutare e poi a inserirlo in quel contesto.
Ma sì, sicuramente Fabri, però io credo che tanto voglia dire la professionalità del ragazzo. Certo, ma lui è un ragazzo fantastico. Quando è arrivato qua non giocava da un anno e mezzo, certo, ma aveva una condizione fisica, certo, almeno come posso dire, fisica eccezionale. Poi gli mancava il ritmo partita, chiaramente, ma fisicamente si è presentato con una massa grassa bassissima, si è presentato facendo dei test in maniera eccezionale. Quindi la professionalità tu la vedi da queste cose, certo, qua. E lui è stato straordinario in tutto. E poi lo spessore umano di questo ragazzo è uno spessore fantastico, straordinario, che indubbiamente oggi mi fa male non poter avere più nella mia squadra. Sì, sì, ma io lo intervistai per Gianluca Di Marzio appena arrivò, dopo che fece quel gol straordinario, forse a Portici, non ricordo. Sì, a Portici. Lui disse, sì, io comunque dopo questa esperienza l'anno prossimo voglio giocare in Lega Pro, spero di farlo con il Taranto, disse, però voglio tornare ovviamente al calcio, quindi era uno che aveva le idee chiare sin dal primo momento. Ultima cosa per quanto mi riguarda, direttore, poi la liberiamo. Domenica ha affrontato una grande squadra, perché la Virtus Francavilla è stata tra le regine di questo mercato. Ma sicuramente la Virtus Francavilla ha fatto un mercato importante. Credo che non sia una squadra che come gli altri anni debba semplicemente salvarsi, ma debba fare qualcosina, perché credo puntino a fare qualcosina di più importante. Faccio i complimenti per il mercato che stanno facendo. Sicuramente lo sforzo del presidente Macri è stato uno sforzo importante, e noi ci auguriamo di fare la nostra bella figura domenica, perché siamo pur sempre il Taranto e capiamo che quando andiamo ovunque veniamo visti anche giustamente come la società blasonata e come la squadra che è sempre il Taranto. Francesco Friuli, salutiamo il direttore, sì, ti do a te. Sì, lo salutiamo chiedendole una valutazione sulle prime tre giornate, non come avversario perché conoscevamo già il calendario, ma come orario. Domenica si giocherà il 29 Taranto Turris, poi il sabato successivo la partita a Campobasso alle 20:30 e con il Palermo l'altro sabato invece alle 17:30. Diciamo che due partite di sera, uno nel tardo pomeriggio, può essere anche questo un vantaggio per il Taranto per avvicinarsi pian piano agli orari pomeridiani. Ma certo, vale per noi, vale per tutti quanti gli altri. In questo momento noi ci adeguiamo a quella che poi è la scelta della Lega di fare un calendario con questi orari. Con grande onestà, guarda, non vedo l'ora di iniziare, quindi per me si poteva giocare pure le 14:30 già subito, non sarebbe stato un problema. Quindi poi con tutto era il rispetto, io non ci vado in campo, no, ragazzi, come... sono loro. Era una sulla valutazione sulla condizione fisica, questo è, se poteva essere un vantaggio, no, nel cioè, ciclo. Chiaramente, chiaramente la mia era una battuta, però voglio dire, no, penso che vada bene, ci bisogna adeguarsi, ormai un giorno prima, un giorno dopo, tre ore prima, tre ore dopo. Bravissimo. Cambia chiaramente poco, però è normale che poter respirare e non farlo nel primo pomeriggio con un caldo afoso è chiaramente meglio. Assolutamente. Direttore, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi Fabrizio, ciao Francesco, un abbraccio. Grazie. Ciao, un abbraccio. Ciao. A Francesco Montervino. Francesco, allora diamo un po' di notizie. Alex Benvenga, che tu conosci. Tante. Come? Ce ne ha date tante. Ce ne ha date sì, tante sì, stasera. Sì. Beh, intanto sappiamo che Zullo è più vicino, che entro questa settimana avremo gli altri due tesseramenti e le altre due valutazioni dei giocatori in prova. E poi che l'attaccante potrebbe. Quindi De Santis è vera la trattativa che abbiamo svelato, come tutte, con Lentella. C'è stato questo interessamento. E l'attaccante si spera di farlo chiaramente prima della fine mercato. Quindi la strategia è chiara, no Francesco? Come ha detto Montervino poco fa in diretta, non ci si può permettere follie, perciò non si affonda tanto come magari possono fare altri club. Allora, facciamo una valutazione anche sulle amichevoli, se sei d'accordo Fabrizio, così da avere un quadro completo. Non so sì, se fammi salutare anche Luca parlare. Guerra, che sì, vedo in preview e lo ringrazio in maniera particolare perché diciamo non è informissima, tra gli infortunati, esatto, eccolo qui. Ciao Luca, in bocca al lupo e grazie di cuore davvero. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, grazie a voi. Telesveva, gianlucadimarzio.com, La Repubblica, giornalista... Luca, nonostante la giovane età, di lungo corso. Allora Luca, tra poco veniamo da te. Francesco, dicevi? Allora, innanzitutto saluto Luca, gli faccio in bocca al lupo anche personale, insomma. Non so se vuole anche lui fare questo tipo di valutazione sul Taranto, vista l'esperienza che ha maturato in questi anni. Io ho visto il Taranto in queste partite, è una squadra
è una squadra, ecco, punto, che possa giocarsi le chance in Serie C, ha bisogno comunque di un po' più di qualità. Mi è sembrata che la fase difensiva il Taranto la faccia abbastanza bene, sulla fase offensiva ha bisogno di qualcosa in più. Il Taranto sta valutando completo il centrocampo. Io avrei inserito un elemento di esperienza, oggettivamente, però i numeri ci dice Montervino che sono quelli e va bene così. Su Zullo, Fabrizio, una valutazione che se alla terza piace la fase difensiva svolta fino ad ora in questi amichevoli, dove il Taranto oggettivamente ha preso soltanto 2 gol e non ha preso nessun gol con il Molfetta, che è stato l'avversario qualitativamente più alto, seppur di Serie D, ma una Serie D a vincere, allora, essendo soddisfatto, può rimanere. Io avrei oggettivamente anche qui qualche punto, qualche perplessità in relazione al fatto che il Taranto ha bisogno, secondo me, di un difensore che possa organizzare la manovra. Non sto discutendo le qualità di Zullo assolutamente, è un giocatore che potrebbe far parte del Taranto, però io avrei preso un difensore di Ma questo infatti ha genere. detto che oltre Zullo ne arriverà comunque un altro di esperienza, Montervino. Sì, perché Sì, ma manca un po' di esperienza in generale la comunque. squadra, cioè quello è il problema. Eh sì, è questo quello che stiamo ripetendo. In attacco, secondo me, il Taranto cerca l'occasione. Sentiamo anche Luca. Io ho la stessa vostra sensazione, premetto che ho visto solo un tempo delle partite del Taranto sin qui, quindi è un'idea più teorica che pratica la mia, però insomma mi sembra si riparta da quelle che erano le caratteristiche dello scorso anno, no? Una squadra comunque solida, una squadra che subisce poco, che l'anno scorso alla fine decideva e portava a casa le gare grazie molto alle individualità, anche grazie alla forza fisica lì davanti. È chiaro che in Serie C devi cambiare un po' modo di giocare, perché in Serie C forse è più facile preservare la fase difensiva, ma è più Certo. complicato creartene un'offensiva nuova. Ho l'idea che al Taranto manchino almeno due o tre pedine, per quanto mi incuriosiscano alcune delle scommesse giovani che Montervino ha portato in rossoblù. Mi sembra che per essere competitivi in C manchino questi due o tre elementi che poi potrebbero dare maggiore compattezza, maggiore solidità, soprattutto in un campionato dove, per quanto le tappe siano 38, secondo me è molto indicativo del percorso che farai il primo blocco da 10. Solitamente chi fa bene in quel primo blocco si porta questa inerzia, e l'hanno dimostrato soprattutto le squadre che hanno vinto in passato. Chi fa male, beh, queste tossine non le smaltisce facilmente. Sì, anche psicologicamente spesso poi entri Esatto. in un tunnel al quale è difficile uscire. Oh, intanto oggi è arrivata l'ufficialità, era una notizia che avevamo dato qualche giorno fa, e adesso è ufficiale, la Virtus Francavilla ha ingaggiato l'esterno Elimelech Enyan. Ragazzi, guardatelo perché è un giocatore molto forte, me l'hanno detto tutti. Lo scorso anno al Chievo Verona, per lui contratto triennale, mentre, e su questo chiedo conforto a Luca. Tra poco torniamo sulla Virtus perché ci sono novità per quanto riguarda il portiere, ve l'abbiamo data ieri, è quasi fatta con Nobile della San Benedettese ed è vicinissimo anche Miceli dell'Avellino, che chi conosce la categoria sa è un giocatore molto molto importante, quindi a questo punto la Virtus davvero non può più nascondersi. Mentre chiedo conforto a Luca rispetto all'accordo della Fidelissandria con Alex Benvenga che dovrebbe, ecco abbiamo la foto anche con il procuratore Dario Colapinto che quindi rimarrà ad Andria. Andria che Luca ha iniziato in ritardo ma ha fatto fuochi d'artificio negli ultimi giorni. E si è mossa perché era necessario farlo. È una squadra che, lo ricordiamo, è partita da questo blocco di 6 conferme. Ora su Benvenga c'è questo sigillo, si aggiunge alla Cassia, Fontana, Venturini, Dipinto e Bolognese. Oggi è stato confermato anche Pelliccia, c'è stato ieri Carullo e poi tanti nuovi arrivi. Manca qualcosa a centrocampo, è lì che stanno cercando di intensificare degli esposti e gli altri dell'area mercato, il loro tipo di lavoro. Mi incuriosisce molto capire l'impatto che avranno i confermati, Fabrizio, nella nuova categoria, È perché vero. l'anno scorso, avendo seguito con attenzione l'Andria, avevo la sensazione che tre o quattro di questi fossero già pronti
per la C, la Cassia, Venturini. Su Benvenga sono molto curioso, ti dico la verità, perché è un giocatore che in Serie D ha sempre fatto vedere tanta roba e grande versatilità. Sono curioso di vederlo in C perché ha le potenzialità per far bene ed è nel massimo della maturità a 30 anni. Una mia personale scommessa, che l'anno scorso non era un titolare fisso ad Andria, ma per me ha tutto per diventare un calciatore con la C maiuscola, e bolognese a centrocampo. Se parlate con gli addetti ai lavori e con i calciatori della categoria, quasi tutti scommetteranno su bolognese, che mi risultava essere stato cercato anche da altre pugliesi. Credo anche la Virtus Francavilla inizio stagione l'avesse un attimino seguito, almeno questo mi risultava. È chiaro che lì davanti la Fidelis ha fatto delle scelte, il colpo è di Piazza, e accanto ci ha messo Bubas, ci ha messo Favetta, ci ha messo Spano. Comunque sono calciatori che mettono insieme la voglia di primeggiare in una categoria dove magari non si sono ancora espressi o si sono espressi solo di passaggio, penso a Favetta e Spano, con l'intenzione di rilanciarsi, perché lo stesso Di Piazza, che è un bel nome, è un giocatore che arriva da qualche anno non certo facilissimo sotto porta. Però la Fidelis ci ha creduto tanto, gli ha fatto firmare un biennale, e credo che col tipo di lavoro che Panarelli chiede alle punte, che è quello anche di grande fatica, ecco, Di Piazza e Bubas possano essere davvero dei bei profili. Sì, perché poi se andiamo a vedere gli interpreti per caratteristiche non si discostano molto rispetto a quelli dello scorso anno, c'era Costa, no? Lo scorso anno lì poi... però... Scaringella, esatto, sì. Sì, Scaringella. Però ecco, ad esempio Di Piazza è uno che mi stuzzica, perché... secondo me può essere anche la situazione giusta per rilanciarsi. Facevi bene a evidenziare tu, non viene da stagioni brillantissime, è altrettanto vero che però sul piano dell'esperienza ti dà tanto, perché poi è stato in piazze caldissime, Catanzaro, Catania, Lecce, no? Quindi comunque è uno che la pressione la sa gestire sicuramente, ad Andria troverà meno pressione di quella vissuta nelle piazze che hai citato, quindi è uno sul quale giustamente ci sono tante attese. Allora, fatemi salutare anche... Andrea Contaldi, tra poco avremo le ultime anche sul Brindisi, che in queste ore ha chiuso diverse operazioni. Ciao Andrea, buonasera. Ciao Fabrizio, un saluto a tutti, ben ritrovati. Più tardi sarà con noi anche Giovanni Tateo, ho promesso a Luca che non lo tratterremo tanto, quindi cerchiamo di spolparcelo adesso. Non so se Francesco ha domande per Luca. Sì, è la scommessa a Gigi Panarelli? È una bella domanda, Francesco, perché credo che sia l'esame di maturità per Panarelli, che questa Serie C l'ha voluta tanto, cioè non è un mistero che ci fosse anche qualche altro club che lo stava seguendo con attenzione sin dalla scorsa primavera, a campionato ancora in corso, più di qualcuno aveva preso informazioni su Panarelli. Che dire, Panarelli è una persona ambiziosa, non lo sto a scoprire io, per sua stessa definizione è uno che vuole crescere sempre, è uno che pretende il 100% dagli altri e il 101% da se stesso. Credo che questa esperienza gli possa far bene dal punto di vista anche della crescita tattica, cioè del dimostrare che questa Fidelis può andare anche oltre il 3-5-2 sul quale sta plasmando la squadra. Ad esempio è una squadra che ha preso due esterni a sinistra più Nunzella, anzi tre, e quindi secondo me anche lì Panarelli sta studiando possibili novità, che so, lavorare su due catene di esterni ad esempio, qualcosa che in Serie C può darti quella variabile che ti permette di supplire magari alla mancanza di qualità rispetto ad altre squadre con le idee. Ecco, credo che la battaglia delle idee sia quella che Panarelli deve provare a vincere quest'anno. Allora, Nunzella, l'altro colpo importante che noi tra l'altro qui conosciamo molto molto bene dopo l'esperienza con la Virtus Francavilla, ma ancora prima addirittura con il Brindisi. Allora, Luca, Bari... è un mercato diverso quello che sta facendo il Bari rispetto alle ultime stagioni, probabilmente più mirato, più chirurgico, più oculato. Ecco, una tua valutazione, stando anche a quello che hai vissuto, essendo stato ovunque al seguito del Bari negli ultimi anni. Guarda, la sensazione è che è inutile negare che il momento economico incida anche sul Bari, incide soprattutto sul Bari, che è una società che fino all'anno scorso ha sottoscritto diversi contratti fuori categoria, certo, anche per calciatori non titolari. Quindi secondo me quest'anno, quest'estate, si paga un po' gli errori fatti negli ultimi due anni, che non sono stati brillanti dal punto di vista della gestione. Cioè, è assolutamente indubbio questo, ma lo ammettono anche dalla società. Polito ha dovuto fare un lavoro titanico, ora sta in una fase di lavoro tagli e cuci, la definirei. Cioè lui deve prendere giocatori perché servono un paio di difensori centrali, serve il regista davanti alla difesa, si parla di Togordò, serve forse anche la mezzala,
però deve farne uscire 5 o 6 e sta cercando formule, lavorando quindi per lo più sugli scambi per garantirsi queste uscite, perché da un lato il Bari deve evitare di aumentare i costi, dall'altro, ragazzi, non può più sbagliare, perché un altro anno di Serie C senza vincere sarebbe davvero molto 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 pesante, e per il legame con la piazza e dal punto di vista economico. Questa è una squadra che al primo anno era stata realizzata a one shot, cioè doveva essere una squadra in grado di ammazzare il campionato, certo, 2019-2020 e di andare in B. Anche i contratti erano stati fatti in quell'ottica. Purtroppo ancora oggi si ereditano quei contratti. Si spalma quello di Scavone, si spalma quello di Bianco, si sono spalmati quelli di Frattali e Antenucci, ma le cifre restano molto alte. Dal punto di vista delle entrate, io credo che la qualità non manchi. Botta è un colpo per questa categoria. Del Rico lo è anche. Quindi è una squadra infarcita di colpo di Luca, comunque l'ha dato lui a livello nazionale per primo, sono testimone di questa cosa. Una botta di mercato, una botta di mercato. A parte gli scherzi, però è un giocatore che Polito seguiva da metà giugno, tu ricorderai, Fabrizio, poi non c'erano più le opportunità di prenderlo, poi visto purtroppo cosa è successo alla San Benedettese, sono maturate queste possibilità, insomma, anche perché Botta aveva una parola lì, e perciò credo che al momento la squadra sia sufficiente, però mi aspetto altri tre titolari, mi aspetto un regista e mi aspetto due centrali di difesa titolari per alzare l'asticella in un campionato che, a mio parere, sarà ancora più livellato verso il basso rispetto agli altri anni. Allora, Luca, se riesci ancora proprio un minuto ti rubiamo, non di più, e poi ti liberiamo. Sì, sì. Andiamo in pubblicità, pochissimi secondi, e poi torniamo in diretta, poi abbiamo una serie di procuratori, ancora Taranto, Virtus, Francavilla, Brindisi, insomma, parleremo di tutti. A tra poco. Abbiamo avuto nella prima parte della nostra trasmissione il direttore sportivo del Taranto, Francesco Montervino. Adesso siamo con il collega Luca Guerra, Telesveva, gianlucadimarzio.com e La Repubblica, e ovviamente con i nostri Francesco Friuli e Andrea Contaldi. Allora, facciamo una domanda a testa ancora a Luca, poi dopo lo liberiamo. Andrea, visto che non ti abbiamo fatto ancora inserire nel discorso, poi vi diamo anche un po' di notizie di mercato per quanto riguarda la CLD. Sì, io volevo chiedere quali sono le sue favorite per arrivare sul podio nella Serie C. Ovviamente parliamo del girone C, chi è attrezzata meglio e cosa prevede da qui alla fine per il podio. Ciao Andrea, intanto io credo che si ripartirà più o meno dalla griglia dello scorso anno, escludendo la Ternana, quindi ci metto al momento un po' più su Catanzaro e Avellino rispetto al Bari, è perché hanno comprato prima e perché hanno avuto più tempo per preparare la stagione. Il Bari ha avuto anche purtroppo l'incognita del Covid da affrontare, che ha reso il ritiro praticamente inutile, ma mi riservo di risponderti nuovamente il primo settembre, perché come ho già detto, se il Bari dovesse operare quei tre acquisti che Polito sembra orientato a fare, quindi io credo che in un modo o nell'altro riuscirà a portare a termine, potrebbe scalare le gerarchie e quindi presentarsi davvero come favorita ai nastri di partenza di questo campionato. E poi mi incuriosisce il Palermo, onestamente, secondo me può essere una realtà in grado di dar fastidio. Non ritengo il Foggia in grado di lottare per i piani alti, per quanto credo, insomma, che sarà uno degli elementi di interesse del campionato, quindi mi tengo queste due, Catanzaro e Avellino, al momento un piccolo passo sopra rispetto al Bari. Senti Luca, molti indicano proprio la Virtus Francavilla tra le possibili sorprese. Io devo dire che sono rimasto io stesso abbastanza stupito dal mercato, perché fin qui è stato un bellissimo, ecco, intanto abbiamo anche la foto di Enyan, questo giocatore lo scorso anno al Chievo, che è firmato con la Virtus Francavilla, ha fatto un ritiro pazzesco, Taurino se n'è innamorato e la società lo ha tesserato subito. Però ecco Luca, adesso già vi dico, la Virtus chiuderà con il portiere, che quasi certamente sarà Nobile, che è un signor portiere in questa categoria. Vi dico che arriverà un altro centrocampista, arriverà un altro attaccante, vista l'uscita di Ciccone, che andrà ad affiancare Perez, Ecuban, Maiorino, perché potrebbe essere un anno importante per Maiorino, che lo scorso anno è arrivato a Francavilla dopo un periodo di inattività lunghissimo per l'esperienza nefasta con il Livorno. E poi penso ad esempio dietro Idda, Caporale, se realmente dovesse arrivare Miceli. Cioè, insomma, io penso che ci sia un'ossatura veramente molto importante. Ma sicuramente il livello rispetto all'anno scorso, il livello medio dell'organico è stato alzato. Tu il presidente Magri lo conosci meglio di me, io per quello che lo conosco lo trovo una persona misurata ma ambiziosa al tempo stesso, e quindi per quanto l'anno scorso abbia fatto spesso lui stesso da parafulmine rispetto alla stagione della Virtus, che si è salvata con assoluta dignità, ma probabilmente puntava a... Ma non l'ha presa bene Magri.
Esatto, puntava a un campionato con qualche punto in più, ha agito subito. La Virtus è stata la prima ad annunciare l'allenatore, credo fosse davvero inizio maggio. Ha preso un allenatore ambizioso, preparato, giovane, che l'anno scorso con una squadra non eccelsa, diciamo, ha giocato anche un discreto calcio e ha aumentato la qualità. Diciamo, non la vedo tra le prime cinque la Virtus al momento, però credo sia una squadra che può ambire sicuramente a entrare nei playoff. Poi, se si dovessero concretizzare gli arrivi che hai detto, Nobile è un signor portiere davvero, un bel portiere. L'anno scorso alla San Benedettese ha fatto anche un filotto di clean sheets. Micheli è un difensore solido. Dovessero arrivare anche il centrocampista e l'attaccante, beh, rientra davvero di diritto nella parte sinistra della classifica. Francesco? Sì, allora Luca faccio due domande. La prima, volevo tornare un attimo sulla questione Bari. Quanto può influenzare il mercato oppure l'inizio del campionato, le situazioni societarie, o meglio, il fatto che, probabilmente deve uscire fuori De Laurentiis per non ripetere la questione Salernitana-Lazio, ecco quello che sta accadendo. Queste voci potrebbero andare ad influenzare il Bari e poi a bocce ferme. Le squadre che sono state ripescate, salvo la Fidelis di cui abbiamo parlato, e si aspetta magari un miglioramento delle rose e quindi queste squadre potrebbero non solo puntare alla salvezza, ma a qualcosa in più? Ah, parto dalla seconda. Sono squadre che sicuramente faranno il maggior numero di operazioni rispetto alle altre in questi prossimi 15 giorni. Quindi sono squadre sulle quali, Francesco, per me il giudizio è sospeso. Anche lo stesso Picerno, che non è stato ripescato, ma comunque è una squadra che ha saputo di partecipare al campionato di Serie C a fine luglio, sta compiendo una serie di operazioni che personalmente un po' mi incuriosiscono. C'è una serie anche di scommesse per la categoria che, se ti vanno bene, possono far di te la mina vagante del campionato. Se ti vanno male, ti costringono a lottare poi per la salvezza. Riguardo al Bari, ti posso dire questo: dalla società arriva questa linea, o meglio, se il Consiglio federale ne parlerà da settembre, noi non iniziamo a pensarci prima, perché da parte loro non c'è assoluta convinzione sul fatto che questa norma possa toccare squadre già esistenti. Quindi ti dico, questo dato sta influenzando il mercato? No, il mercato del Bari è influenzato dal fatto di non voler far gravare sulle casse societarie altri passivi rispetto a quelli già accumulati nei primi 2 anni. Questo sì, sta pesando. Allora, salutiamo Luca, gli rivolgiamo un grosso in bocca al lupo. Se vuole in 30 secondi fare anche una valutazione rispetto a quello che sta accadendo in Serie D, in Puglia Cerignola e Bitonto la fanno da padrone. Sì, Cerignola e Bitonto sono un gradino sulle altre. Guardando al girone H mi incuriosisce capire se il Lavello farà altro, perché ha avuto un momento il Lavello intenso come annunci, poi Sì. si è un attimino acquietato, mettiamola così. Vorrei capire anche cosa succede al Molfetta, perché il Molfetta mi sembra una squadra oggi che con altri 2 o 3 arrivi può Sì. diventare davvero competitiva, e poi è una piazza che sta lavorando in un certo modo anche al di fuori del rettangolo di gioco. Ecco, Cerignola e Bitonto mi sembrano squadre fatte per vincere in un anno. Il Molfetta mi sembra stia provando a strutturarsi per vincere in 3 anni. Quindi al momento la corsa a due è tra queste. E davvero, leggendo gli organici, Fabrizio, sembra di essere in Serie C quando scorri le Sì. formazioni di Cerignola Però io sono Bitonto. d'accordo con te perché il Molfetta con le operazioni che ha fatto in quella classica situazione dove con altre due operazioni importanti può spostare l'equilibrio e quindi potrebbe inserirsi tra quelle e Esatto. vedendo le prime operazioni secondo me l'intenzione è quella. Adesso voglio ricordare ancora la notizia con la quale abbiamo aperto questa trasmissione, nel senso che in Serie D si rischia un terremoto perché il TAR ha dato parzialmente ragione alla Casertana, ha bocciato la richiesta di riammissione in C, ma le ha consentito di ripartire dalla Serie D con la stessa società cancellata dalla C, dalla Covisoc. Non c'erano precedenti nel mondo del calcio ed è una sentenza che rischia di creare un terremoto perché fa decadere praticamente l'articolo 52,10 attraverso il quale, ve l'abbiamo spiegato tante volte, le società rimaste senza calcio potevano ripartire tornei dilettantistici attraverso una nuova società accreditata dal sindaco pagando un fondo perduto pesantissimo che va dai 300.000 euro in su. Penso al Bari che lo scorso anno ha versato, se non era 1 milione di euro.
addirittura 2 anni fa, scusate, di fondo perduto. Sì, un milione, sì. Un milione era, no? Il fondo, cioè, è una sentenza clamorosa, perché stando a quello che ha deciso oggi il TAR, la Casertana, con la stessa società che è stata bocciata in Serie C, con lo stesso presidente, con le stesse componenti, può iscriversi in Serie D senza dover versare il fondo perduto in sovrannumero. E quindi immaginate adesso cosa potrà succedere tra tutti gli altri club cancellati dai tornei professionistici, che invece già avevano preparato nuove società che stavano per affiliarsi alla FIGC. Quindi io penso che questa sentenza ci farà vivere una parte finale dell'estate ancora più calda. Va bene, intanto ringrazio Luca Guerra. Ciao Luca, grazie. Ciao ragazzi, grazie. Mi viene una battuta, Fabrizio. Siccome era stata tranquilla la prima parte dell'estate, non ci facciamo mancare nulla, dai. Sì. Rimettiti, ragazzi, presto, grazie, perché abbiamo una scena in sospeso ancora. Ciao Luca. Esatto. Ciao a tutti, ciao. Allora, tra poco avremo subito gli altri ospiti, perché abbiamo un grandissimo parterre questa sera. Allora, andiamo a vedere tutte le notizie di mercato di giornata per quanto riguarda la Serie C, poi approfondiamo sulla Serie D, poi abbiamo il Brindisi, ve lo ricordo. Aggiorniamo, se possibile, la pagina. Allora, il Potenza ha preso Greco, l'avevamo già dato nei giorni scorsi, portiere ex Pro Patria, il Messina è su Jenny Rondinella, ex Chievo, terzino classe 2001, ovviamente saccheggiato completamente il Chievo dopo la non iscrizione. Leonardo Nunzella, come abbiamo detto, è ufficialmente un nuovo giocatore della Fidelissandria, ex Catania ed ex Virtus Francavilla. Scendiamo ancora, la foto di Nunzella, il Siena ha preso Marco Meli, centrocampista classe 2000 dalla Fiorentina, il Monopoli ha preso Flavio Romano dalla Primavera del Napoli, occhio perché questo è un giocatore molto molto interessante. Andiamo ancora giù e poi tra poco abbiamo altre notizie dell'ultimissima ora. Il Messina ha preso anche Carillo, contratto biennale, giocatore sul quale era tra l'altro da diverso tempo. Il Messina sta facendo una squadra comunque di categoria che può sicuramente impensierire qualche big. Allora, tra poco vi diamo altre notizie, forse ce n'ho qualcuna fresca qui. Da Andrea, dalla Salernitana al Seregno. Seregno, che come sapete è una società neopromossa che si è affidata all'ex direttore del Foggia, Ninni Corda, e sta facendo una squadra importante. Simone Mancini, attaccante classe 99, ex Pescara, va all'Olbia. E Ravaglia, ex Chievo, va alla Ternana, che poi lo girerà a sua volta nei prossimi giorni in prestito alla Fermana. Vi ricordo che questa è stata soprattutto la settimana del complesso passaggio di Cianci dal Teramo al Catanzaro, Sponda, Sassuolo, che ha rilevato il tesserino il cartellino del giocatore. Tra poco avremo proprio il suo procuratore Giovanni Tateo. Allora, vedo che sta per prepararsi anche Enzo Maiuri, che tra poco sarà in diretta con noi. Francesco, allora riepiloghiamo, perché abbiamo il quadro delle prime giornate di Serie C, giusto? Sì, allora li andiamo a leggere insieme, Fabrizio, ecco la giornata, così possiamo anche divertirci per comprendere come si andranno a sviluppare. Ecco, sono uscite oggi pomeriggio gli orari. Sì, attorno alle 17 possiamo dare anche l'orario. Dunque, sabato, e si intende sabato 28. Francesco, scusa, la comunicazione di servizio per Mister Maiuri: se non toglie la luce da dietro non riuscirà mai a inquadrarsi, perché altrimenti c'è il controluce alle spalle, quindi deve fare in modo di non avere punti di luce dietro. Facciamo tutto live in trasmissione. Sì, ma non è che Enzo Maiuri che risplende di luce propria, e quindi è lui stesso che si sta su questo, non ci sono dubbi, è chiaro. Vai. Allora, partiamo sabato 28 alle 20:30. Si giocano Monopoli Catania, Monterosi Foggia, Paganese ACR Messina. Domenica 29 invece Avellino Campobasso, Catanzaro Virtus Francavilla, Fidelissandria Juve Stabia, poi le gare di Palermo Latina, Taranto Turris, Vibonese Picerno. Lunedì invece 30 si gioca Potenza Bari alle 21, quindi tutte le gare della prima giornata alle 20:30, salvo Potenza Bari lunedì alle 21. Vado a memoria, Fabrizio, dovrebbe essere posticipo Rai questo, perché è uno il venerdì e uno il lunedì, potrebbe essere, dico posticipo Rai, vado a memoria, ripeto.
Sì, sui diritti Seconda giornata televisivi di attendiamo perché campionato. potrebbero esserci novità, Sì. come sapete, nei prossimi giorni. Al di là di questo, però, la Rai ha Sì, garantito il venerdì e il lunedì, certo. una lunga diretta che abbiamo fatto noi durante il TG, una gara il venerdì sera e l'altra il lunedì sera. Dovrebbe essere a questo punto potenza Bari. Seconda giornata che si andrà a snodare tra sabato 4, dove si disputano i match tra Campobasso e Taranto alle 20:30 e Catania Fidelisandria sempre alle 20:30 e ha sempre allo stesso orario Juve Stabia Avellino, Latina Paganese, Picerno Catanzaro, Turris Monopoli, Virtus Francavilla Vibonese. La domenica invece 5 si giocheranno alle 17:30 Bari Monterosi e Foggia Potenza. Per la terza giornata di campionato si apre con Taranto Palermo e si gioca l'11 settembre, sabato alle 17:30 allo Iacovone, sempre sabato, ma lo Zaccheria di Foggia alle 20:30, Foggia Turris. Mentre invece domenica, tutti alle 20:30, il 12 di settembre, le gare tra Avellino Latina, Catanzaro Potenza, Fidelisandria, Virtus Francavilla, Monopoli ACR Messina, Monterosi Campobasso, Paganese Catania, Picerno Bari e Vibonese Juve Stabia. Come dicevamo, per quanto concerne il Taranto, sono tre gare che si disputano, due di sabato, la seconda e la terza giornata, ma orari differenti. Diciamo che Taranto-Palermo è l'orario più caldo per gli ionici alle 17:30, mentre invece per la Virtus Francavilla si giocherà sempre alle 20:30, alternando domenica la prima, sabato la seconda e domenica alla terza giornata di campionato. Allora, la Paganese, che non vuole evidentemente dopo tanti anni di sofferenza e di salvataggi all'ultimo istante, poi sia in campo che fuori dal campo, sta provando a fare una squadra comunque importante, adesso sta seguendo Bernardotto dell'Avellino. Fatemi salutare mister Enzo Maiuri in diretta con noi. Ciao mister, buonasera. Come Buonasera, ciao Fabrizio. va? Tutto bene, voi, a parte qualche problema per la luminosità, ma io No, va bene sono così, va bene così. antitecnologico, va bene così, Va bene meno male. così. Allora, dovete sapere che adesso vi do un retroscena di mercato. Enzo Maiuri è stato non vicino, vicinissimo a diversi top club di Serie C e alcuni di Serie D, credo che possiamo dirlo. Ma proprio che erano pronti i comunicati stampa, quindi è stata un'estate abbastanza calda. Con alcune società che attendevano però di capire quale categoria avrebbero dovuto fare, lo abbiamo detto più volte, tra l'altro l'incertezza soprattutto in termini di ripescaggi e riammissioni, mai come quest'estate, ha condizionato tantissimo il mercato. Comunque è vero, no, mister? Praticamente c'erano delle situazioni praticamente in via di definizione. No, due definite addirittura, poi dopo, insomma, così, un po' per via della retrocessione che c'era anche comunque quando si era preso l'accordo, ecco, e poi anche magari un'altra per un comportamento, insomma, non buono da parte di quel club, perché mi hanno fatto rifiutare di andare a Rimini per andare con loro, e poi dopo non si è fatto più niente, sono spariti, però probabilmente è meglio così, no? È meglio starsene a casa che non a lavorare con certe persone, quindi io la vedo positivamente. Sì, ho avuto diversi colloqui, e quindi insomma adesso sto aspettando la cosa buona, la cosa giusta, perché credo che sia importante sapere dove si va a finire, perché è un mestiere talmente difficile che tante volte si viene presi così dalla voglia di iniziare, perché è importante iniziare, poi magari si va in braccio al diavolo e quindi a questo punto è meglio magari Certo. aspettare un attimino. Ora, non so se le può interessare, non so se ha avuto modo già di leggerlo, la sua Casertana ha vinto il ricorso al TAR ed è stata iscritta praticamente in sovrannumero in Serie D, è una sentenza senza precedenti nel mondo del calcio perché con la stessa società praticamente potrà fare la Serie D. Non esistevano precedenti nel mondo del calcio in questo senso, quindi non bisogna costituire la nuova società, pagare il fondo perduto, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa che Incredibile, sicuramente adesso creerà uno scossone non indifferente. sì, è vero, non c'è nessun precedente simile, per No. cui sono contento che ripartirà dalla Serie B senza pagare il fondo perduto. È chiaro che è un dispiacere così vederla estromessa dalla C poi per un errore tecnico, cioè per una situazione
diciamo, di burocrazia per quanto riguarda le fideiussioni. Poi invece ci sono dei club che hanno delle situazioni debitorie incredibili che sono ancora lì. Quindi secondo me andrebbe un po' rivista la No, ma regolamentazione in merito, appunto. sì, perché qualcuno, Dimmi. vedete, qualcuno aveva ipotizzato, no, diceva la Casertana lo sta facendo apposta perché così riparte con una nuova società, cancella i debiti. No, la società adesso resta, quindi ha soltanto perso una categoria, quindi ha avuto solo un danno in questo caso il presidente Certo, D'Agostino. Non ci sono santi su questo, è stato praticamente accertato oggi, perché non è che cancellerà quella società, ne farà un'altra. Quindi questa mantiene gli stessi debiti che aveva, deve pagare tutti, tutto quello è. Però adesso però perché questa sentenza può creare un terremoto clamoroso? Perché pensate a quelle società che, dopo aver perso l'affiliazione, hanno dovuto svincolare, anzi hanno subito lo svincolo d'ufficio di propri giocatori, di tutti i propri giocatori, mentre se una società resta affiliata alla FIGC dovrebbe mantenere praticamente i propri tesserati. Ma questo è uno dei tanti aspetti che adesso potrebbe creare ricorsi a catena. Va bene, allora proviamo a parlare di mercato. Chi inizia con Mister Maiuri, Francesco Friuli, poi Andrea Contaldi che sono qui con noi, Mister. Enzo, innanzitutto un abbraccio. Io ti faccio fare una valutazione generale su questa Serie C. Dicevamo in precedenza Catanzaro e Avellino su tutte. Che ne pensi della Virtus e che ne pensi del Taranto? Ciao Francesco, un abbraccio a te. Sì, sono d'accordo. Catanzaro, Avellino, sono squadre pronte per lottare per il salto di categoria. Ci metto anche il Bari, che comunque il Bari ha una squadra forte. Poi ci sono anche tante altre piazze molto blasonate, però non hanno una rosa all'altezza del blasone che si portano dietro. Sono delle piazze che devono lottare per andare in B senza rischiare di rimanere in C. Ecco, quindi sarà un campionato sicuramente bellissimo, perché ci saranno delle partite dal richiamo storico molto importante e delle piazze molto blasonate come il Taranto, che secondo me invece deve fare ancora un qualcosina. Taranto per fare un campionato di mantenimento della categoria, come ho letto che vogliono fare, chiaramente togliendosi anche delle soddisfazioni, secondo me necessita ancora di qualche rinforzo, ma credo che questa cosa la sappiano benissimo anche loro, certamente la sapranno. La Virtus ha fatto degli acquisti mirati su un sistema di gioco consolidato negli anni. È una politica che stanno adottando diverse società, quelle di andare avanti con un modulo e fare dei cambi all'interno dello stesso modulo quando poi dopo le stagioni sono positive. Quindi hanno preso un bravissimo allenatore, Roberto Taurino, un ragazzo anche molto per bene. Hanno preso anche dei giocatori importanti. È chiaro che poi dopo andare a sostituire magari qualche attaccante che era di notevole spessore nelle passate stagioni, secondo me deve essere un obiettivo primario per loro. Loro faranno ancora, mister, un difensore che dovrebbe essere Miceli, col quale c'è l'accordo dell'Avellino. Il portiere è fatta, Sì. per il portiere è fatta, Nobile della San Benedettese, che insomma è un buonissimo portiere. Buon portiere, buonissimo. E faranno ancora l'attaccante anche. Quindi arrivano altri tre giocatori, oltre a Enian, che hanno preso oggi, che è questo ragazzo del quale mi parlano benissimo, che arriva dal Chievo. Sì, è molto logico. Questi tre acquisti credo poi dopo siano competitivi come tutti gli anni. Poi loro hanno dalla parte loro tanta programmazione societaria. Io credo che il bene di questa società sia nata nelle sofferenze del campionato d'eccellenza dove dovevano stravincere, Sì. e ricordo che mantennero l'allenatore in panchina dopo una sconfitta di Nardò contro il Nardò, che erano sotto la metà classifica. L'allenatore all'epoca era Calabro, facendo una cosa che credo nessuno abbia mai fatto, perlomeno in pochi fan. Quindi questo dimostra che una società crede molto nella programmazione, e negli anni questo modo di pensare li ha premiati. Ecco. Sì, ma credo che sia la giusta sintesi. Poi io non mi sbilancio mai su tesserati e tutto, però io ho sempre detto che il vero top player lì è Antonio Magri, per una serie di ragioni, proprio l'ho dimostrato comunque
sul campo. Andrea Contaldi. Innanzitutto un saluto al mister e poi volevo chiedere a Maiuri se dobbiamo aspettarci un girone H, parlo ovviamente di Serie D, diverso rispetto all'ultima stagione che abbiamo vissuto, e fino adesso secondo il mister quale squadra si è mossa meglio nel mercato, ovviamente parlando sempre della formazione del girone H. Beh, ciao Andrea, allora bisogna vedere quali campane faranno parte del girone A, le pugliesi saranno tutte quante qua, le lucane idem, delle campane, bisognerà vedere quali saranno da questa parte qua. Credo io che la Cavese faccia il girone I, da quello che so, sta facendo una grossissima squadra e andrà a giocare comunque nell'altro, nell'altro però, girone. Il problema è che adesso questo fatto della Casertana potrebbe scombinare un po' gli equilibri dei gironi. Lì comunque diciamo mister... La Cavese sta facendo una squadra pazzesca, pazzesca proprio. Fortissima. La Casertana sì. Farà, secondo me, fuochi d'artificio. Il Giuliano sta comprando tutti, il nuovo Giuliano di Mazzamauro. Quindi, ma credo che Giuliano cercherà di continuare a fare il girone G geograficamente, essendo nella parte nord rispetto a Napoli, quindi anche della Campania, si butterà in quel girone che comunque è molto difficile. In Puglia si è mosso bene... il Bitonto ha fatto una buona squadra, il Molfetta, una società sì. Lungimirante, una società molto attenta alla crescita a 360 gradi, non solamente sotto l'aspetto tecnico, una società che si guarda molto davanti, nei fianchi, una società che ha investito nello staff medico, una società veramente sta facendo le cose molto per bene. C'è il Brindisi, che credo sia un piacere per tutti, che sia riuscito a mantenere la categoria, farà una squadra giovane, sicuramente una squadra molto giovane, e quando si fanno delle squadre giovani, questa politica viene accompagnata dalla competenza, credo che ci sia molta competenza in questa società, perché io conosco molto bene il direttore Visone, il direttore generale, che è un temerario del calcio, è uno che non ha paura di puntare un giovane e di metterlo in campo. Ha vinto tante scommesse, mi auguro che le vinca anche a Brindisi, perché Brindisi poi comunque è una piazza esigente. Ecco, Brindisi è una piazza che magari non ti aspetta il giocatore, ecco, lo vuole anche certo. Subito, anche giustamente, però le idee loro le hanno e le hanno anche buone. Poi c'è Cerignola che ha fatto veramente una super... corazzata. Poi le altre squadre sono squadre di buon livello, buonissimo livello, che chiaramente dovranno ancora aggiungere un qualcosina all'organico. Mi riferisco a Casarano, comunque qualche buon giocatore ce l'ha, il Nardò, idem, cui sarà sempre un campionato di notevolissimo livello. Tornando alla domanda che mi hai fatto prima, credo io nettamente differente rispetto a quello della passata stagione, perché ci sarà anche magari parzialmente il ritorno del pubblico, e voi sapete benissimo quanto sia determinante il pubblico quando scendono in campo delle piazze con tifoserie molto appassionate. Sì, io direi nel bene e nel male, mister, perché poi l'anno scorso io ho visto giocatori che secondo me hanno beneficiato addirittura dell'assenza del pubblico, mentre altri magari hanno accusato il colpo. Quindi Certo. Hai visto anche cosa ha fatto per guardare in alto anche il Milan, no? Quando sì. Ha giocato senza tifosi nel periodo del lockdown, sì, la squadra sì. Diciamo poteva competere a livello internazionale con le più forti. Sì. Per cui il fattore emotivo diventa diverso e cioè perlomeno ritorna alla normalità. Credo che certo. non esista il calcio senza il pubblico, e credo che uno che fa calcio deve volere più pubblico possibile. Quando uno fa una partita dice: vuoi un milione di spettatori o mille? Un milione ne vuole, no, mille sono pochi. Per dire, deve essere una bella cosa portare anche gli avversari. Anche sì, certo. Anzi, io credo che questa sofferenza anche qui del tifoso che si è visto così impossibilitato ad andare a seguire la propria squadra del cuore riporterà i tifosi stessi a riempire di più gli stadi. Io ricordo fine anni 80, primi anni 90, ogni posto dove andavi c'era tutto esaurito,
Cioè, è bellissimo vedere gli stadi strapieni, voi ricordate benissimo quel periodo. Poi piano piano sono andati svuotandosi e sarebbe bello utilizzare un periodo bruttissimo per tutti con una ripartenza riempendo gli stadi, chiaramente sempre se la sanità lo permette, se piano piano si ritorna verso una normalità che quanti speriamo torni il prima possibile. Francesco? No, proprio su questo volevo ricordare proprio la nota che avevamo letto sull'ANSA, sulla questione del Bari, ad esempio, che non sarà nella gara quella diserta nello stadio, in alcune partite, tipo quella con l'Andria, perché c'è la decisione sul Green Pass, che non sta soddisfacendo i tifosi. Ecco, non è per fare retorica, mister, lo sai benissimo, però è questo lo strumento per far ripartire l'economia. Il calcio sappiamo che fa parte degli ingranaggi più importanti dell'economia italiana, direi che va sfruttato al meglio, ecco, quest'anno il Green Pass. Poi, senza campanilismi, senza discussioni, cioè sfruttiamo questo per poter ripartire tra qualche mese, ecco, in maniera più naturale, normale. È sembrato strano, ecco, vedere Juventus-Atalanta per dire una partita di Serie A con gli spettatori a scacchi. Però quando vai al lavoro e vedi le postazioni a scacchi è tutto normale. Secondo me, diamo questo messaggio attraverso 100 Sport Magazine. Il Green Pass serve per ripartire, uno strumento di ripartenza, non deve essere uno strumento finale. Sono d'accordissimo con quello che dici. Sono anche così, tra le altre cose, comprendo anche quei tifosi, soprattutto la mentalità ultras, che un po' da nord a sud, vedo, stanno, un pochino così, sono tutti con l'idea di disertare gli stadi fino a quando non si tornerà alla normalità, perché non si può non esultare, non fare una coreografia, non abbracciarsi, non gioire. Quindi è da capire anche questa cosa. In un momento di particolarità bisogna adattarsi, no? Con intelligenza alle situazioni che si presentano. Il Green Pass è un'ancora di salvataggio un po' per tutti quelli che vogliono assistere a una partita di calcio per far ritornare una partita di calcio più simile a quelle che erano prima appunto dell'avvento di questo virus. Ecco. Allora, dobbiamo liberare Mister Maiuri, lo ringraziamo come sempre per la disponibilità, quindi per ora resti in attesa da quello che ho capito. Potrebbe essere anche un'attesa brevissima, quindi vediamo un po'. Vediamo un pochino, Qualche vediamo. idea ce l'ho, adesso mi metto al lavoro. Ciao Mister, grazie. Buonasera a tutti, grazie a voi. Ciao, Arrivederci. grazie. Grazie a Buonasera, Mister. Mister Maiuri. Allenatore di lungo corso, straordinario professionista. Ragazzi, ci fermiamo un minuto e poi torniamo ancora insieme perché tra poco dovremo avere anche uno dei re del mercato, l'agente FIFA Giovanni Tateo, che diciamo in questo periodo ha fatto il bello e il cattivo tempo in termini di trattative per molte squadre che sognavano i suoi giocatori assieme a Valeriano Narcisi. A tra poco. Allora, ultima parte della nostra trasmissione, chiudiamo in bellezza. Ragazzi, mettetevi sugli attenti perché abbiamo uno dei re di questo calciomercato che è Giovanni Tateo. Ciao Giovanni, buonasera. Buonasera a tutti, ciao. Quanti chilometri avrai fatto nell'ultimo mese, più o meno? Guarda, ho fatto il tagliando alla macchina che mi dava 30.000, adesso devo fare di nuovo il tagliando tra 18.000. Mamma Quindi mia. negli ultimi 15 giorni 12.000 km. Mamma mia, senti Giovanni, allora questo dimostra quanto abbiate lavorato in questo periodo, tra l'altro avete mosso le operazioni, siete stati protagonisti delle operazioni più importanti di questa Serie C. Io penso comunque che bisogna iniziare dal pre-mercato, perché insomma il primo grande colpo che ci ha regalato la Serie C è stato il passaggio di Emilio Volpicelli alla Viterbese, del quale magari adesso si parla poco perché è stato consumato già 2 mesi fa. Però è stato uno Certo. dei più grandi colpi alla fine, e lo metteremo tra i più grandi colpi di questo calciomercato estivo.
Pochi giorni fa, io vorrei iniziare da questo, l'arrivo di Matteo Di Piazza alla Fidelis-Andria. Prima dicevamo con alcuni colleghi, forse un'opportunità importante sia per l'Andria che per Di Piazza. Guarda, io visto che abbiamo parlato del discorso Volpicelli, volevo premettere che l'anno scorso abbiamo fatto Volpicelli al Matelica e tutti ci davano del È vero. matto. E tutti i procuratori chiamavano il ragazzo dicendogli che comunque i tuoi procuratori hanno fatto un'operazione del cavolo perché comunque da San Benedetto ti hanno portato a Matelica. Alla fine, quel trasferimento è stato Il trampolino protagonista in definitivo pratica di lancio, sì. di 14 gol e avere 3 anni di contratto importantissimi, non importanti, importantissimi. Questa è una valutazione che sarà fatta anche con Di Piazza. Naturalmente Di Piazza ha avuto a disposizione dei palcoscenici diversi rispetto ad Emilio, perché è un giocatore che ha vinto 3 campionati, anzi 4 per l'esattezza, uno di Serie C, di C2 e 3 di C1. Ha fatto anche la Serie B, quindi parliamo comunque di un giocatore che ha un blasone diverso rispetto a Volpicelli, senza nulla togliere a Volpicelli naturalmente. Ed è stata fatta questa valutazione proprio per dargli l'opportunità di andare in una piazza importante, perché comunque Andrea non ci dimentichiamo che ha avuto dei trascorsi comunque importanti anche in Serie B, però secondo me la piazza è giusta per il rilancio non definitivo, perché tanto comunque parliamo di un giocatore di 33 anni, quindi di un rilancio proprio personale. Il ragazzo è stato molto intelligente a rimettersi in discussione, perché non è semplice. Tutto rispetto per l'Andrea, ma non è semplice passare da un Catania, da un Catanzaro, da un Cosenza, questo per citare le ultime 3 squadre, passare ad Andrea una neopromossa. Ma si è rimesso in gioco senza problemi. C'erano squadre come il Taranto che lo volevano, il Messina che lo voleva, però lui ha deciso di andare in una piazza tra virgolette più in questo momento ambiziosa, nel senso perché l'ha corteggiato, 20 giorni che lo corteggiava mattina e sera, si sentivano più loro Lo hanno che voluto di più, dai. esatto, quindi il ragazzo ha premiato, diciamo, questa insistenza da parte del presidente e del direttore. Allora, Francesco Friuli per Giovanni Tateo e poi Andrea Contaldi. Sì, in queste ultime 2 settimane di mercato, salutando Giovanni, quali potrebbero essere invece i colpi finali delle Pugliesi? Io non sento, Fabri. Diceva, secondo te le pugliesi di Serie C hai la sensazione che faranno ancora qualcosa di importante in questi ultimi colpi di mercato? E a questo punto aggiungo alla domanda giusta di Francesco, hai altri tuoi giocatori, quei pochi che sono rimasti ancora senza squadra, che stanno trattando con club pugliesi? No, al momento no. Francesco, vuoi aggiungere È altro? la prima. No, la prima domanda, ha risposto sulla seconda, ma non sulla prima. Ti aspetti grandi colpi ancora da parte di qualche club pugliese di C? Ma io penso che il Taranto qualcosa ancora deve fare. La stessa Fidelis-Andria ancora qualcosa dovrebbe fare al centrocampo. Quindi penso di sì. Loro due sicuro devono fare, e anche il Monopoli dovrebbe fare dietro qualcosina, dovrebbe fare un difensore dietro. Andrea Contaldi. Sì, io vorrei chiedere da qui alla fine in Serie C quale sarà la regina del mercato, cioè quella che farà non soltanto il Io. maggior numero di operazioni, ma le migliori. Ah. Sono io il vostro Cavani, disse una volta De Laurentiis. No, ma allora proviamo a concentrarci un attimo sul girone C, no, Giovanni? E il Per me il Catanzaro. 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 Sì, indubbiamente il Catanzaro. Senti, ma quanto è stata
faticosa quell'operazione con Pietro Cianci. Guardi, io penso che un parto gemellare una donna soffre di meno. Quindi era un'operazione un po' intrecciata comunque perché c'era il Teramo, c'era il Sassuolo che comunque detenevano tra virgolette il 50% del cartellino perché anche essendo tutto del Teramo, però il Teramo doveva comunque riconoscere il 50% della futura vendita al Sassuolo, quindi comunque si doveva interfacciare con il Sassuolo. Per questo era un'operazione abbastanza complicata. Però dai, alla fine, come tutte le cose difficili, quando dopo vengono realizzate, c'è anche più soddisfazione. Giovanni, scusa, ne approfitto un attimo. Ivan De Sì. Santis, stavamo parlando prima di Sì. questo ragazzo, che fa? Noi lo stiamo trattando con il Monopoli. Abbiamo una notizia importante. Ma era stato accostato a un certo punto anche alla Virtus Francavilla, al Taranto, Sì, alla Virtus Francavilla, no, al Taranto no, perché il Taranto non ci aveva detto già di no o no? all'inizio. La Virtus Francavilla sì, c'era stato un pour parler, però poi dopo per caratteristiche loro volevano scegliere altri, in pratica dopo hanno preso comunque Idda. Quindi adesso il Monopoli domani ci dovrebbe dare una risposta, quindi se è positiva comunque la faremo lì, anche se dietro il giocatore ci sono altre società del nord. Senti, come sta Partipilo? Sta meglio, dovrebbe rientrare alla terza di campionato, facendo i conti con il dottore. Dovrebbe rientrare nella terza di campionato che è quello con il Monza. Allora, se vogliamo, chiaramente tra poco ti liberiamo. Francesco Andrea, se avete l'ultima domanda a testa, volevo chiederti un attimo, ecco, da esperto di mercato, una valutazione in generale sul mercato, in particolare di Andria, Monopoli, Taranto e Francavilla. Allora, ad oggi diciamo il Francavilla mi sembra la squadra al momento più completa. Se dopo riescono anche a prendere Miceli, fanno un colpaccio. Diventa veramente una squadra importante, secondo me, che può dar fastidio a parecchi. Sono d'accordo. Poi il Monopoli, comunque diciamo che più o meno stabilizzare su quello che era il mercato degli anni scorsi, nel senso comunque senza fare troppe follie, però ha una squadra di tutto rispetto, ma ha fatto degli innesti importanti, specialmente davanti. Mi dispiace, oggi mi sa che avevo letto la notizia che si è fatto male, in pratica l'attaccante lì, quello del Pescara lì, adesso non mi viene il nome, che ho una Eh confusione sì, nel adesso te cervello lo con i dico, lo so, nomi. immagino. Vabbè, adesso te lo dico, almeno sta sfuggendo anche Vabbè, comunque si è fatto male, mi sembra che abbia avuto una frattura del piede, quindi mi dispiace tanto. a me. Quindi Borrelli non so forse. se loro, Borrelli, perfetto, non so se loro interverranno di nuovo sul mercato visto questo infortunio. Il Taranto diciamo che ha fatto delle riconferme importanti dell'anno scorso e poi ha preso parecchi under. Secondo me il Taranto ancora qualcosa per migliorare l'organico, secondo me ancora dovrebbe prendere. L'Andria ha fatto una Sì, ci ha squadra detto al poco fa in momento. diretta Montervino, fanno almeno un difensore esperto e un E un esterno attaccante. d'attacco, almeno. Sì. E invece per quanto riguarda l'Andria, secondo me si stanno muovendo bene con parsimonia. Secondo me si possono divertire, secondo me hanno fatto già una squadra carina, una squadra sbarazzina, il mister mi piace tanto, la squadra la fa giocare bene, quindi potrebbe essere la rivelazione del campionato, secondo me. Allora, Francesco e Andrea, se avete l'ultima domanda, altrimenti liberiamo Giovanni. No, siccome stava Sì. dicendo Giovanni del Taranto, no? Se,
Ok, abbiamo capito che non è della sua scuderia, ma i nomi, i rumors che sta sentendo lui invece quali sono? Come nomi, eh? In che senso non è della mia scuderia, scusami. Ci sono, stanno trattando Anche qualche se non giocatore sono tuo o giocatori altri della tua. giocatori, ti risulta? Ah, no, 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 no. Ma guarda, questo non lo so perché sinceramente io guardo nel mio orto se mi devo preoccupare anche di quello che fanno gli altri. Già non dormiamo la notte qua. Calcolo che abbiamo fatto già 50, 51 operazioni, quindi all'incirca un'operazione al giorno. Siamo diventati più specializzati di un chirurgo. Eh sì, Andrea, un bagno a mare te lo sei fatto, Giovanni? Oh, No, zero. perfetto. Andrea? Sì, io volevo chiedere se nel girone H di Serie D si aspettava qualcosa in più da qualche formazione in particolare. Guarda Andrea, qui sinceramente ti posso rispondere poco perché io di Serie D mi occupo zero. Però ti posso dire che mi aspettavo qualcosa in più del Brindisi, che è la mia città, che seguo. Pensavo che comunque facessero perlomeno una squadra per una salvezza almeno tranquilla, visto che l'anno scorso sono retrocessi. E sinceramente questo mi dà, da tifoso ti parlo adesso, non ti parlo da procuratore, sinceramente questa è una cosa che a me dispiace tanto. Vedo che stanno andando nella direzione più o meno dell'anno scorso, se non peggio. Una valutazione da tenere in considerazione sicuramente quella di Giovanni Tateo. Allora Giovanni, io ti ringrazio intanto, chiaramente ti disturberemo ancora in questi ultimi giorni di calciomercato e È intanto un buon lavoro piacere. e complimenti per tutto quello che state facendo. Grazie a Giovanni Grazie, un saluto Tateo. a tutti. Allora, visto che Giovanni ci ha dato un assist Buona. importante sul quale riflettere, secondo me, Andrea, salutiamo Francesco adesso e facciamo questa ultima parte con te. Sì. In chiave Brindisi, Francesco. Vietata minori. La lancio così, lo dicevo prima fuori onda e la lancio in questo modo. Ribadisco la domanda che ho fatto ieri ad Andrea, Cento Notizie il Fatto. Da questa conferenza che ha fatto il Brindisi, che ha annunciato alcuni nomi, eccetera, secondo lui che sensazioni ha avuto anche questa campagna abbonamenti che è venuta fuori? E poi la riflessione di Giovanni Tateo è una riflessione, diciamo, dopo pochi giorni dalla riammissione del Brindisi in Serie D. Manca ancora qualche altro giorno di mercato, se secondo Andrea può arrivare qualcosa un po' più di qualità. Un'ultima riflessione in casa Taranto, invece, permettetemelo. È stata una provocazione quella che ha fatto Giovanni Tateo sul discorso dei nomi. Il fatto che non stanno circolando nomi potrebbe essere un vantaggio per il Taranto per non bruciare qualche carta che Montepino ha e che potrebbe giocarsi, probabilmente, Fabrizio, al di là di tutto, nell'occasione di Milano, almeno dell'attaccante, perché tanto ne ha bisogno. Io continuo a dire, secondo me anche un centrocampista avrebbe bisogno, però se ci dicono che i numeri sono quelli, alziamo le mani, non ne parliamo più. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao Francesco, grazie. Ciao. Allora, Andrea, ieri Rispondo sera ha a presentato la Francesco. campagna abbonamenti. Sì. No, Vediamo il rispondo servizio. brevemente a Francesco, Vai, sì, vai, ovviamente. certo, Sì. scusami. No, 30 secondi, lui mi diceva insomma cosa aspettare. Il discorso è che stanno arrivando molti giocatori giovani, tra poco daremo anche i nomi e quindi sono delle incognite. Io personalmente ammetto di non conoscere questi elementi, però a me sta piacendo molto come si sta muovendo la società dal punto di vista del marketing e a questo proposito si inserisce bene anche il servizio che stiamo per vedere sulla campagna abbonamenti. Vediamo. Il Brindisi ha presentato la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2021-2022. È stata studiata una formula per permettere alle persone di tornare al Fanuzzi in sicurezza, ha commentato il presidente Daniele Arignano. Al momento la direttiva del governo parla di una possibilità di capienza al 50%. La società ha previsto inizialmente la cessione di 1.000 abbonamenti, almeno per la prima fase. La Brindisi Card verrà erogata solo ai possessori del Green Pass. Il direttore marketing Dario Stefanelli ha presentato poi il claim della nuova stagione. L'hashtag sarà Perché ti amo.
Diciamo che da quando ci siamo insediati, poco più di un mese fa, abbiamo da subito detto che saremmo voluti entrare nella quotidianità del tifoso del Brindisi. Quale migliore occasione? Grazie al nostro partner commerciale Power Team, noi l'abbonamento lo regaliamo. Mettiamo per il momento 1000 card a disposizione dei nostri tifosi che potranno appunto gratuitamente entrare allo stadio per le partite interne del Brindisi Calcio. Una card che darà anche diritto a numerosi servizi, tra i quali sconti con i nostri partner commerciali, ovviamente dedicati, la possibilità di interfacciarsi, quindi vivere un'esperienza con le vecchie gole del Brindisi Calcio e anche soprattutto poter assistere agli allenamenti, alle conferenze stampa e presenziare agli appuntamenti mondani del Brindisi Calcio. Molti club, sia professionistici che dilettantistici, hanno deciso di non dare vita ad una campagna abbonamenti e li comprendiamo perché in questo momento è stato un lavoro mostruoso per noi. Però crediamo che dopo 2 anni di una vita abbastanza difficile sia per noi che per i cittadini che per i tifosi, insomma, è arrivato il momento di fare delle scelte coraggiose. Il Brindisi è una società che in questo momento deve fare delle scelte coraggiose perché è il momento di dare una sterzata all'aspetto comunicativo e anche soprattutto di appeal con il territorio, quindi crediamo che questa sia la strada giusta. Il direttore commerciale di Power Team, Damiano Pozzessere, ha spiegato perché la sua azienda ha deciso di abbracciare la visione sportiva del club. Da brindisino ho deciso di fare questo perché mi sembrava la soluzione più semplice in questo momento per dare la possibilità a tutti i tifosi biancazzurri di avere il loro abbonamento calcistico e ho pensato bene di farlo senza gravare sulle loro spese, non solo, cercando di trovare una soluzione che possa magari migliorare le loro spese domestiche. Tutto questo lo possiamo fare perché è un'azienda, la mia, che fa intermediazione con le più grandi aziende energetiche nel panorama nazionale, quindi riusciamo a garantire dei margini di scontistica per ogni soluzione familiare e in più riusciamo a garantire al Brindisi Calcio delle risorse, a nostro dire importanti, che possono permettere alla società stessa di adempiere alle spese che ci sono per affrontare una stagione calcistica. Allora, Andrea, facciamo un po' il punto in chiave mercato e poi dovremo avere nelle prossime ore anche novità da qualche giocatore di maggiore esperienza come la Monica, ex Sorrento e altri. Però ecco, quali sono i giocatori che ha tesserato il Brindisi? Sì, permettimi innanzitutto Fabrizio di dire solo una parola sul servizio, nel senso che effettivamente il Brindisi ha fatto una scelta coraggiosa, perché in un momento in cui l'entusiasmo della piazza non è ai massimi livelli, si trova con un'operazione di marketing a invogliare tifosi a fare l'abbonamento e non a caso si è avvicinato una persona che innanzitutto è tifoso del Brindisi. Non dimentichiamoci che l'attuale presidente del Brindisi, Arigliano, si è avvicinato facendo da sponsor e quindi con un'operazione di marketing inizialmente. Quindi ciò significa che magari il potenziale per far avvicinare nuovi imprenditori, nuova linfa vitale c'è e quindi speriamo che possa andare bene. Parlavamo dei giocatori, andiamo in ordine cronologico e parliamo degli acquisti che sono stati annunciati dal Brindisi. Prima è stato Vignes, centrocampista classe 2002 che nelle passate stagioni ha giocato con Salernitana e Under 17 della Lazio, quindi settori giovanili importanti. Poi è stato annunciato Francesco Di Pasquale, difensore classe 2003, e poi Esposito, stiamo parlando di un centrocampista classe 2001. Poi sono arrivati 5 giocatori tutti insieme e sono Francesco Napolitano, classe 99, si tratta di un attaccante, Lorenzo Falzetta, un 2000, cresciuto nel giovanile del Genoa, parliamo di un centrocampista, Alessandro Prezzabile, centrocampista classe 1998, Simone Siciliano, un difensore 1999 e un profilo, almeno da quello che ho potuto vedere, abbastanza interessante, e poi Giovanni Alfano, difensore classe 1999, che ha vestito le maglie dell'Angri e dell'Adriese. E infine, nella giornata di oggi, sono arrivati gli ultimi 3 acquisti in ordine di tempo. Ci sono anche dei nomi esotici, il primo è Ismail Badier, centrocampista classe 2001, che ha giocato con la maglia del Savoia, e poi Angelo Capuozzo, classe 2001, che arriva dal Campobasso, e poi Christian Denkovoski, classe 1994, che ha giocato tra le altre con Aversa, Nola e poi, spero di pronunciarlo bene, con l'FK Belasica. Allora, quindi la valutazione è che sono sicuramente tutti giocatori interessanti, magari sconosciuti e più praticamente, Andrea, il che non significa che non siano validi, no? Perché magari noi addetti ai lavori qualcuno di questi lo conosciamo molto molto bene, qualcuno anche noi... Non tutti... No, non qualcuno tutti, anche però, meno, diciamo, detto, quindi diciamo che dobbiamo scoprirli. Però non dimentichiamo,
non dimentichiamo, io credo che comunque criticarli a prescindere, come già ho letto sui social, sia ingeneroso, perché stiamo parlando di una società che comunque ha deciso di dare un taglionetto con quello che è stato il recente passato. Allora, diciamo quindi, una cosa, scusami prima... Andrea, scusa, ti interrompo solo su questo. Sì. Allora, diciamo una cosa, perché noi cerchiamo di essere sempre obiettivi. Sì. È ovvio che la squadra necessita di qualche elemento di esperienza di categoria, cioè questo è inconfutabile, così in campo non ci puoi andare, va bene? Quindi adesso devi prendere un giocatore di esperienza per reparto, ma di quelli veramente pesanti, e probabilmente questi erano quelli che la società aveva già pronti, no? Prima del ripescaggio, e che avrebbero accettato entrambe le categorie. Qualche è chiaro elemento che va interessante, Fabrizio purtroppo non ha voluto attendere, lo sai benissimo. Detto questo, e concludo, va detto che dall'altra parte, come dicevi giustamente tu, un grande lavoro lo sta facendo sul piano strettamente societario dirigenziale. Ecco, su questo non abbiamo dubbi, si è fatto quello che negli ultimi anni la società non è stata capace di fare, e che ha portato poi a tutti i disastri che ha combinato la società. Però se parliamo di calciomercato è chiaro che la squadra vada completata. Sì, sono d'accordo con te, sia numericamente ma soprattutto per qualità, perché sappiamo che il girone A è un girone insidioso e serve l'esperienza giusta per scendere in campo e giocare su tutti i campi. Io credo che comunque se da un lato c'è stato un rinnovamento, quantomeno nelle idee dal punto di vista dirigenziale, dall'altro per giudicare questa squadra sul campo resterà da attendere, anche perché sono state annunciate le amichevoli, magari tra poco le diremo i prossimi appuntamenti. Però è una squadra che sta lavorando in ritiro e bisognerà vedere appunto quale sarà il livello tecnico. Io sono d'accordo che deve essere rinforzata, però Andrea, vedi poi stasera ambizioni... vedi sul fatto che questa squadra adesso non si conosce, non è facilmente valutabile da tutti. Abbiamo raccolto su questo Brindisi, su questa campagna acquisti, gli elogi di Enzo Maiuri da una parte e la critica di Giovanni Tateo molto dura dall'altra. Due persone autorevoli, certo, che hanno proposto dei pareri diametralmente opposti. E magari la verità sta in mezzo, e quindi sappiamo com'è il gioco del calcio, Fabrizio, le opinioni disinteressate di due professionisti che operano in settori diversi. E quindi io credo che comunque, ripeto, sono incuriosito tantissimo da questa nuova era, poi ovviamente i risultati saranno quello che mostreranno effettivamente i valori in campo, però io una cosa voglio dirla, perché ieri durante la conferenza stampa si è parlato anche di quella che è stata la stagione scorsa, il presidente Arigliano ha toccato vari argomenti anche nel corso dell'appuntamento, e ha evidenziato che nella passata stagione, e tu lo sai, non sono stati spesi pochi quattrini, e quindi sono dell'idea che magari un budget sì, ma infatti la cosa che abbiamo evidenziato stagione... sempre noi in questa trasmissione, no? È proprio questa, nel senso che la mancata organizzazione, no? In chiave Brindisi dal punto di vista societario ha danneggiato la piazza, la squadra, la città, ma d'altra parte magari la stessa proprietà che ha gettato per anni i soldi. Fabrizio, i malumori interni, non dimentichiamoci botte e risposte che arrivavano nei comunicati. Quindi io credo che comunque questa situazione magari dovrà essere soltanto valutata sul campo. Non dimentichiamo un altro aspetto fondamentale, Fabrizio, il rapporto che fino adesso è stato solidissimo con l'amministrazione comunale, che comunque si sta spendendo per questa nuova società. Io quindi credo che ci siano dei fattori che possono far quantomeno aspettare ed essere fiduciosi. Poi, come sempre diciamo, è sempre il campo che dà il valore supremo. E a proposito di campo, le prime partite del Brindisi, che anche se si tratta di allenamenti congiunti, sono stati annunciati dalla società. La prima sarà il 24 agosto alle 16 contro il Città di Isernia, che è una formazione che milita nel campionato d'eccellenza molisana, e poi un appuntamento che sarà più che veritiero per capire il lavoro del Brindisi e il valore soprattutto del Brindisi. Il 27 agosto alle 17:30 si giocherà a Piedimonte Matese contro l'FC Matese, che è un club di Serie D e che sicuramente ha bellità di classifica. Va bene, attendiamo chiaramente. Andrea, grazie come sempre per il tuo contributo, parte tecnica curata puntualmente come sempre da
Alessandro Colavitola. Prepariamoci perché siamo al rush finale del calciomercato che chiuderà i battenti il prossimo 31 agosto. Grazie anche a Francesco Friuli, a tutti coloro che sono intervenuti, Giovanni Tateo, agente FIFA, Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto, Luca Guerra, collega di Telesveva, gianlucadimarzio.com e La Repubblica, Enzo Maiuri, allenatore. Insomma, è stata veramente una bella puntata. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento come sempre con i programmi di Studio 100 TV.